Amici sportivi, buonasera, siete collegati in diretta con la Tenso Struttura Paolo Borsellino di Bitonto, dove sta per andare in scena la quinta giornata del campionato di Serie C di futsal femminile fra Bitonto e Arcadia Biceglie. Un Bitonto che sicuramente questa sera premerà sull'acceleratore per ancora di più confermare queste prime quattro giornate, dove in pratica ha vinto sempre, per cui ha soltanto vinto. Una squadra bella, compatta, completamente differente, come abbiamo detto, da quella che abbiamo visto l'anno scorso, ma anche la qualità delle persone e delle giocatrici in squadra è completamente differente. Come al solito il commento è di Michele Cotugno De Palma, a cui lascio subito il microfono, noi ci sentiamo durante il corso della partita. Buonasera a tutti amici sportivi, benvenuti anche da parte mia qui al Paolo Borsellino Studio, delle formazioni delle squadre in campo, iniziata dalla squadra ospitata, il Biceglie, in tenuta rosso-blu, Fucci, Altamura Adriana, Altamura Damiana, La Bianca, Sollecito, Strisciuglio, Zotti, Lorizzo, Dell'Ernia, Cicco, Cangiano, D'Alessandro. In panchina, ruolo in panchina, il mister Alessandro Prete. Risponde il Bitonto, squadra ospitante e capolista, con 12 punti su 12. Tempesta, Garofalo, Marzulli, Cardone, Pantaleo, Minafra, Russo, Anaclerio, La Rossa, Marzano, 5 palmi. In panchina l'innocinabile condottiero Lorenzo Genchi. Tutto è pronto per il quinto turno del campionato, il primo infrasettimanale, una sfida importante per entrambe le compagini. Bitonto che deve fare a meno il numero 5 Papà Picco, infortunarsi in settimana. Quindi una... Comunque le ragazze di Mister Genchi sono cariche al massimo, l'abbiamo visto sia durante la fase di riscaldamento che adesso che si stanno salutando a bordo campo, sono veramente cariche. E questo ci fa ben piacere, Nicola. Assolutamente sì, e ci fa ben sperare insomma per il proseguo di questa serata. Assolutamente sì, dicevo, era fondamentale per entrambe le compagini. Bitonto in testa con 12 punti, cerca quindi il pokerissimo per rafforzare la leadership. Invece il Biceglie prende due sconfitte consecutive, quella contro il capo di Leuca in trasferta in casa domenica scorsa nel derby contro il Molfetta per 5-1, quindi cerca il successo per sollevarsi di classifica. Quindi tanti motivi di interesse di questo match, il Bitonto che attacca da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, invece il Biceglie che risponderà da destra verso sinistra. Al Bitonto, ricordo, manca il numero 5, Papà Picco, che è fermato da un guaio muscolare, quindi pedina importante dal quale deve fare a meno mister Lorenzo Genchi, ma nel suo arco, come diceva Nicola poco fa, ha tante frecce che posso risolvere il match in qualsiasi modo. Tutto è pronto qui al Paolo Borsellino, stiamo per iniziare questa mercoledì sera. La Rossa, Russo, prima palla per il Bitonto, La Rossa, poi Mazzaro intercetta il Biceglie, poi il numero di messa per il Bitonto, ci ha provato Zotti, Russo da questa parte per Mazzaro, quindi capitan La Rossa, passato un po' complicato per Mazzaro, però Mazzaro esce bene. La palla in out, Biceglie che pressa bene in questo inizio di partita, squadra alta quella di mister Prete, cioè di mettere in difficoltà le bocche da fuoco neroverdi. Da questa parte quindi per Lorizzo, ancora Lorizzo, però Lorizzo avanza il Biceglie, Lorizzo la conclusione ben parata da Tempesta, riparte il Bitonto con Russo, quindi Mazzaro non si intende con La Rossa. Pressing asfissiante da Biceglie in questo inizio di partita. Dell'Ernia, prova Dell'Ernia, lascia l'incombenza a Fucci. E l'Arcadia è partita bene, Michele. Abbiamo sentito le prime parole di mister Genchi, che ha detto non le facciamo pressare, perché probabilmente si è reso conto che le ragazze in maglia amaranto stanno pressando veramente molto molto alto. Sì, Mazzaro, un po' come il Fassano parte giorno fa, Nicola, quindi rimessa per il Bitonto, c'è Chiara Russo sulla sfera, quindi Mazzaro apre bene per La Rossa, capitan La Rossa, già 8 per lei, 100 in campionato in 4 partite, trascinatrice per Mazzaro, permette in mezzo per Anaclerio, quindi La Rossa, però Mazzaro
salva il Bicelli in qualche modo. Primo sussulto del Bitonto sull'asse La Rossa Mazzaro. In angolo per il Bitonto, sulla sfera c'è ovviamente lei, il capitan La Rossa. Dicevo, 8 reti finora, ma tanta qualità, intanto ci ha provato Chiara Russo, palla in tribuna, se si può dire. Dicevo, La Rossa ha tanta qualità, gol a parte in questo primo scorcio del campionato. Trascinatore, attenzione, 60 gradi per il numero 10 del Bitonto. Leader in campo per le sue, grande guida, proprio La Rossa. Cerca Russo, interviene bene il Bisceglie in fase difensiva. La Rossa non si intende con Anaclerio, quindi Russo, tiro strozzato. Anaclerio salva Fucci, poi La Rossa, muro del Bisceglie, poi para bene Fucci. Un Bitonto che quando però attacca mette i brividi al Bisceglie. Intanto Russo, bene, però perde palla. Il Bisceglie avanza con Strisciuglio, bene Tempesta. Tempesta, portierone del Bitonto. Solo 2 gol subiti finora in 4 partite. Grande presenza quella di Tempesta, grande qualità. La Rossa in mezzo e il Bitonto passa in vantaggio con questa azione da gioia per gli occhi, Nicola, tra l'asse La Rossa Mazzaro. Bitonto in vantaggio. Sì, 3 minuti e 27. Le ragazze hanno giocato in maniera diversa da domenica. Forse Gianchi si è fatto sentire, perché Gianchi nell'intervista che abbiamo fatto aveva detto che le ragazze non devono avere la fretta di voler arrivare subito a conclusione, devono ragionare, ed è quello che hanno fatto. Hanno cominciato a studiare le avversarie, cercare di capire dove effettivamente potevano penetrare in fase di attacco, e però l'azione è proprio stata ottima da calcio a 5, da calcio a 5, da futsal. Russo perde palle, poi la conclusione, ma Tempesta dice di no a Sollecito. Belle entrambe le cose, il tiro di Sollecito, ma l'intervento attento di Tempesta, una sicurezza per le sue. Maria Giovanna Tempesta, classe 92, tanta esperienza per Tempesta. Intanto Russo avanza, Russo Anaclerio, La Rossa salva il Bisceglie sulla linea. Occasionissima del Bitonto, intanto riparte il Bisce da questa parte, Tempesta para senza problemi, tentativo di Lorizzo. Guarda che adesso si è alzato di ritmo, intanto la conclusione tentata da Dell'Ernia, para sempre semplice Tempesta. Sono alzati i ritmi notevolmente per il gol di Mazzaro. Russo, Mazzaro, palla in out per La Rossa. Bastava forse essere meno egoisti nei riguardi di se stessa, avrebbe potuto tirare senza passare. Assolutamente sì, veramente riferimento all'azione di poc'anzi, salvata dal Bisceglie sulla linea. Grande chance per il raddoppio del Bitonto, tanto rimessa per le neroverdi, la capolista del campionato, 12 punti più 3 su Molfetta e Capo di Leuca. Avanza ancora il Bitonto, Mazzaro, prova Mazzaro. Sempre Mazzaro, l'autore del gol del vantaggio, intanto ancora poi perde palla. Il Bisceglie non sfrutta questa occasione. Russo, La Rossa. Bella questa palla per Mazzaro, palla troppo lunga però in parte del Bisceglie, ma interviene bene, anzi no, La Rossa, la conclusione. Tempesta, sempre attenta, sempre sul pezzo, e il Bisceglie ci provo comunque al pareggio. Per nulla intimidita la squadra ospite dopo il vantaggio del Bitonto, cerca sempre il pareggio. Ancora poi il Bisceglie resta lì in fase offensiva. Bisceglie che sembra aver subito il contraccolpo dal gol del vantaggio di Mazzaro. La conclusione da fuori tentata da Dell'Ernia, pallafon. La Bisceglie comunque intraprendente e molto vivo in campo. Bisceglie assolutamente vispo, con un Bitonto che è stato schiacciato in questi ultimi minuti dalla squadra biscegliese, effettivamente poi è andata al tiro 2-3 volte, però le ragazze vedo che sono abbastanza sul pezzo questa sera, non dovremmo avere eccessivi grattacapi. Speriamo chiaramente col
con le bisce, poi perde palla, semplice per Tempesta, per Anaclerio, con Anaclerio, bene per Russo, fa già palla il Bitonto, la rossa, tenta il pressing alto il Bisceglie, sa che può mettere in così in difficoltà le avversarie, la rossa, non si intende con la compagna, rimessa dal laterale, sulla sfera c'è Mazzaro, su il vantaggio, il gol fino al 1-0 su Fucciaino, su Confettino di La Rossa, quindi gol e assist a grappoli per La Rossa fin qui in campionato, presenza fondamentale per il roster bitontino. Intanto La Rossa, sempre lei, Russo, Bisceglie che è sempre ben messo in campo, non lascia ampi spazi alla manovra del Bitonto, Mazzaro con la Bisceglie, avanza con prova poi la conclusione, Russo sparacchia, un Bisceglie vivo, presente comunque a testa bassa, un Bitonto che trova le sue difficoltà contro una squadra comunque bella, vivace, quella biscegliese, quella di mister Alessandro Prete, d'altronde servono punti alle bisceglesi, tre dopo in tre partite, due capo consecutivi abbastanza pesanti, il 7-5 all'Euca e in casa l'1-5 contro il Molfetta. Intanto qui si salva il Bitonto, Nicola, Russo ha salvato un gol quasi fatto del Bisceglie. Sì, ottimo anche la fase difensiva delle ragazze, mister Genchi si è arrabbiato un attimo perché ha visto le ragazze troppo indietro e ha detto alle ragazze di andare avanti, cerchiamo di salire, probabilmente ha visto che negli ultimi minuti la squadra di Bitontina era troppo schiacciata nella propria area e non stava salendo. Russo, riparte il Bitonto, Russo guadagna un calcio d'angolo con la Russo, La Rossa, ribatte il muro bisceglese, ci ha provato capitan La Rossa, Russo, La Rossa, sempre La Rossa, da questa parte poi per Russo, Mazzaro, palla si spegne in out, riparte il Bisceglie, tra Bisceglie, difende bene Mazzaro su l'attacco offensivo avversario, quindi Mazzaro, sempre Mazzaro all'indietro per La Rossa, apre bene per Russo, la Bisceglie è sempre ben messo in campo, intanto la conclusione, ma Tempesta fa un miracolo, con Bisceglie sempre pimpante, sempre sul pezzo, sempre presente, intanto qui salva in difesa, un Bisceglie che corre per tutto il campo. Spazio questo Bitonto, spazio da una parte all'altra del rettangolo di gioco, ottimo, ottimo il movimento di palla con tutte le ragazze, con La Rossa, con le altre ragazze, sono molto concentrate, questo sì, sono molto concentrate e vedo sprazzi di buon gioco per quanto riguarda il Bitontino, anche buono il gioco e il lavoro delle ragazze di Bisceglie. Assolutamente sì, gara fin qui equilibrata, divertente, vibrante, Russo, avanza Russo sull'out di sinistra, quindi La Rossa, poi Anaclerio, Tempesta, lancio lungo per Mazzaro, stoppa Mazzaro, palla però a inseguire per Mazzaro, poi tenta il Confettino per Russo, palla rimpallata, poi si spegne fuori, ma bella l'idea di Mazzaro per Russo, d'altronde le Leoncelle hanno nel bagaglio questi tipi di giocate, vista la tanta esperienza e tanta qualità del Bitonto di quest'anno, poi non si intende il Bisceglie in questo caso, time out di mister Genchi che vede le sue un po' in difficoltà, gara fin qui equilibrata, Bisceglie che non mostra timori reverenziali, anzi quando può si propone bene in avanti e Tempesta salvato in tutte le circostanze. Nicola, io sto cercando di capire le parole di mister Genchi perché è un po' difficile da qui, però probabilmente riesco anche a percepire qualcosa attraverso i gesti. Lui vuole che le ragazze ritornino ogni volta per chiudere la fase difensiva e non siano troppo schiacciate in difesa, perché più volte sono state chiamate a difendere
la porta, anche se il nostro portiere stasera sta facendo veramente tanto e bene. Vedo che mister Genchi sta dicendo alle ragazze di cercare di chiudere il più possibile e di passare la palla molto più spesso, fare un gioco molto più veloce di palla per permettere, insomma, poi di trovarsi davanti al portiere del Bisceglie, come è successo, insomma, in occasione della prima segnatura. Assolutamente sì, un Bisceglie comunque vivo sul pezzo, che concede poco al Bitonto e corre tanto, anche mette in difficoltà le avversarie. Ora vedremo quali cambiamenti tattici avrà imposto alle sue mister Genchi. Un Bitonto sì in vantaggio, ma che ovviamente se la suda, se la deve sudare. Ma sarà così fino ad aprile. Anaclerio, la rossa da questa parte per Mazzaro, ancora la rossa, Russo, ancora Russo da questa parte per Mazzaro, Russo, ancora Russo, la rossa, avanza la rossa sull'out, la palla se la porta fuori. Siamo a un terzo di primo tempo già passato, puntando sempre Bitonto 1, Bisceglie 0. Il gol passa a metà primo tempo, per essere precisi. Tanto Mazzaro non si intende, esce a tempesta e spararcela senza problemi. Abbastanza impegnato fin qui l'estremo difensore del Bitonto. D'altronde il Bisceglie non si risparmia, cerca sempre di creare argomenti giusti offensivi. Per nulla timida la squadra di mister Prete, d'altronde ha bisogno di punti e non può certamente perdere anche questa, sarebbe la terza sconfitta consecutiva, quindi sta vendendosi bene, cara la pelle il Bisceglie, la squadra biscegliese. Quindi la rossa contro tre, la rossa ferma la palla, guadagna una rimessa laterale, sempre la rossa con la sfera per Mazzaro, Anaclerio poi perde palla e commette fallo volontario. Questo fallo è da giallo, Nicola. Questo è fallo tattico, proprio perché sarebbe ripartita palla al piede, sarebbe andata in porta, perché poi qui non c'era nessuno qui davanti che avrebbe potuto riprendere la giocatrice. Ce n'erano due del Bisceglie e una sola, e c'era soltanto la rossa, non avrebbe potuto. Quindi ringraziata perché il giallo non è arrivato, per fortuna. Comunque fallo intenzionale quello di Anaclerio, che ci stava tatticamente. Sì, nel calcio a 11 va. Poi costa una munizione. Quindi rimessa per il Bitonto. Mazzaro, la rossa pronta per battere questa sfera. Quindi prova Russo, si gira Russo in qualche modo. Riparte il Bisceglie con Cangiano, poi palla ribattuta, quindi Dell'Ernia. Però Cangiano, palla ribattuta, Minafra in out. Bitonto che soffre un po' le iniziative offensive avversarie. Un Bisceglie che ripetiamo non si risparmia, alcun timore verso l'avversario, la capolista. Ed è normale che sia così tanto. La rossa, ennesima sdroppata di Capitan La Rossa, palla in out del numero 10 Strisciuglio. Mazzaro, Minafra, Russo, Mazzaro all'indietro per Tempesta. Ma guardate come pressa a tutto campo il Bisceglie, corre su tutto il parquet la squadra di mister Prete. Vedremo quanto resisterà chiaramente con questo ritmo la squadra biscegliese, per calcio a 5 soprattutto corsa e energia per tutti i 60 minuti. Vedremo se la squadra biscegliese saprà resistere con questo ritmo e con questa corsa per tutta l'ora di gioco. Mazzaro, che effettivamente stasera stanno giocando veramente ad altissima velocità tutte e due le squadre, non si stanno risparmiando assolutamente. Rimessa per il Bisceglie, la sfera numero 13 Lorizzo. Gara bella, azione da ambo le parti, vari cambi di fronte, tanto intervento quasi da rugby quello di Mazzaro. Adesso fallo per il Bisceglie, calcio piazzato, intervento di placcaggio quasi quello di Mazzaro. Siamo più o meno a 15 metri dalla porta difesa da Tempesta. Parte la botta, la conclusione, ribatte
il muro di Chiararusso. La conclusione è tentata da Dell'Ernia, quindi rimessa laterale, poi la rossa, riparte il contropiede, la rossa apre bene per Chiararusso che non sbaglia, contropiede da manuale del futsal sull'asse, la rossa Russo questa volta non ha sbagliato, il 18 Bitontino, quindi cambia il punteggio, Bitonto 2, Bisceglie 0. Nicola, contropiede da manuale. Assolutamente sì, 17esimo, 2-0 per il Bitonto. Il Bitonto deve giocare così, tranquillo, sereno, sciolto, non fare chissà che cosa di particolare. Basta poi quelle giocate classiche da manuale del futsal, come hai detto tu, per andare poi a rete. Il classico contropiede che poi ha portato alla seconda segnatura da parte delle ragazze di Mr. Genchi. E niente, ancora una volta Tempesta si sta superando. Tempesta si conferma un grande portiere, attento, concentrato sempre sul pezzo numero uno del Bitonto, già in tre circostanze ha detto no agli attacchi del, anche in questo caso sono quattro occasioni limpide salvate da Tempesta, quindi Minafra, allora la rossa apre bene per Mazzaro, palla troppo lunga, interviene Bisceglie per riparte da questa parte, ma la palla in out. Mazzaro non si intendono la rossa e Minafra, quindi rimessa laterale regalata al Bisceglie. Vedi Michele, Mister Gianchi ha fatto rientrare Anaclerio perché vuole più profondità e soprattutto più solidità in fase d'attacco davanti alla porta. Assolutamente sì, classico pivot Anaclerio numero 4, grande stazza per Anaclerio. Mazzaro, ora Mazzaro, Minafra perde palla, poi ancora il Bisceglie, sempre Minafra, si lotta su ogni palla, gara molto vibrante, molto combattuta, nessuno in campo si risparmia, chiaramente ne sono entrando, bella questa azione del Bitonto, Anaclerio, bello questo triangolo, questo scambio, la rossa Mazzaro Anaclerio, quindi angolo per il Bitonto, sulla sfera ovviamente sempre lei, la rossa. La rossa da questa parte per Mazzaro, tiro piazzato, palla però alta, ci ha provato Mazzaro, l'autore del 1-0, del gol che ha rotto il ghiaccio qui al Polo Borsellino in questo quinto turno di campionato del futsal femminile. Tanto il Bisceglie ancora una volta si sta confermando paratutto. Tempesta, anche qui una parata formidabile, degna di tanti poteri maschi. Tempesta, assolutamente sì, è veramente un ottimo elemento quello di Mister Genchi, e infatti vedi c'è il mister del Bisceglie che subito dopo ha chiesto il time out, perché probabilmente c'è qualcosa che non va nel Bisceglie, e merito tutto logicamente della squadra di Mister Genchi che sta giocando veramente molto 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 bene questa sera. Avanza quindi Mazzaro, la rossa, ancora la rossa, controlla bene per col 3-0, ancora per Mazzaro che questa volta con lo scavetto ha superato Fucci, quindi doppietta per Mazzaro, ma ancora una volta Nicola un cioccolatino di la rossa, niente male. Assolutamente sì, e stasera sta girando tutto bene, le ragazze credo che abbiano ben assorbito gli insegnamenti e le tattiche di Mister Genchi, stanno lavorando molto serenamente. Ecco, probabilmente domenica il fatto di aver giocato i primi 20 minuti su base nervosa li ha penalizzate, è stato quello poi che non dava la possibilità loro di andare a rete, invece stasera stanno giocando molto più tranquillamente, hanno preso le misure al Bisceglie, diciamolo tranquillamente, perché andare per tre volte in rete con dei passaggi tranquilli, filtranti e mirati soprattutto. Due o tre passaggi si va in porta. Esatto, esatto, due o tre tocchi si va in porta. Rientriamo in diretta amici sportivi della Doppio Zero che state seguendo qui con noi questo match di campionato qui al Polo Borsellino tra Bitonto e Bisceglie.
il punteggio dice Bitonto 3, Visceglie 0, doppietta di Mazzaro, in mezzo il gol di Russo. Allora che sembra archiviata, ma nel calcio a 5, perché non si fischia, tutto è sempre in discussione. Ancora quindi bene Mazzaro, poi perde palla Anaclerio, all'indietro per Tempesta, che finora diciamo è il migliore in campo, Nicola, per 4-5 interventi di Russo. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti quando mister Genchi l'ha richiamata in campo perché aveva bisogno di dare un punto di riferimento davanti alla porta con la rossa dietro che sfornava palloni a destra e a sinistra, e il risultato è stato ottimo con le segnature che ci sono state. Mazzaro, ottimo, uscito palla al piede, poi perde palla. La calma di Mazzaro in questa circostanza difficile. D'altronde la calma di Mazzaro e poi la fretta delle giocatrici del Bisceglie, e il risultato è questo, che perdono l'ennesimo pallone le giocatrici. Sì. Bitonto che sorprende la calma con la quale affrontano certe situazioni complicate. D'altronde la qualità e l'esperienza non manca in questa squadra, anzi abbonda. Intanto Tempesta, super Tempesta, poi non si, cioè calcio di rigore per intervento di mano, ci sembra, di Anaclerio. C'era stato un ennesimo miracolo di Anaclerio, la squadra di Tempesta, poi l'azione è proseguita e quindi rigore per il Bisceglie per fallo di mano. Non sappiamo quanto volontario di Anaclerio, ma tant'è, minuto quasi 24, 6 per il recupero al termine di questo primo tempo. Qui non abbiamo il VAR, ma l'arbitro era molto molto... Quindi ci fidiamo dell'arbitro. Assolutamente. Quindi tutto è pronto per il rigore, sulla sfera c'è il numero 14 dell'Ernia. Palla dell'Ernia, Tempesta aveva intuito, ma stavolta la palla in rete. Intuito, l'ha toccato, ma la palla è finita in rete. Va bene, 3-1, non deve assolutamente svilire quello che hanno fatto le ragazze fino adesso. Mancano circa 6 minuti. Mancano circa 6 minuti al termine del primo tempo, insomma, c'è tutto il tempo ancora per andare avanti. Assolutamente sì, d'altro lo spettacolo ne giova, 3-1. Bisceglie comunque resta sempre sul pezzo, nonostante lo svantaggio, continua sempre a correre, a cercare di proporsi in avanti. Finora un super Tempesta ha detto di no, varie circostanze, solo il rigore, seppur intercettato, è stato fatale. Ora il Bisceglie che mostra comunque tanta corsa, tanta buona volontà per le ragazze di mister Pepe, anzi chiude Prete, qui salva il Bisceglie, avanza, poi perde palla, interviene anche la Russo, riparte il Bitonto, Russo da questa parte, la conclusione, angolo per il Bitonto, ci ha provato il numero 17 Pantaleo. Un Bitonto che in contropiede è devastante, e vuoi per la velocità, vuoi per la qualità, Bisceglie è costretto spesso a fare salti mortali per difendersi. Arma micidiale quella del contropiede, d'altronde 2-0, è arrivato su un gol così. Russo, doppio tiro, e sul secondo ci mette la pezza il portiere Pucci. Anche questa sera il piede è caldo, chiara Russo, d'altronde il tiro un'arma micidiale per il 18 del Bitonto. Con la Russo, sempre Russo, la rossa, sempre la rossa, ancora tanta roba per la rossa, poi fallo, la rossa si conferma trascinatrice assoluta a 360 gradi, guadagna fallo, imposta l'azione, da passaggi, segna, insomma un capitano completo, Flora la rossa. 45 primavere e non sentile, Nicola. Non si può dire il nome, anche se è un atleta, comunque effettivamente una calciatrice di futsal a tutto tondo, veramente una calcettista a tutto tondo. Poi Pantaleo, la conclusione, Pucci in calcio d'angolo. Bello questo intervento di Pantaleo, bella la giocata, altrettanto bella la risposta di Pucci. Già due interventi importanti per il portiere bisceglese. La rossa, tiro strozzato, rimessa laterale, ha tentato il tiro da fuori la rossa. Sulla sfera ora c'è Pantaleo, all'indietro per Chiara Russo, sul 2-0, su imbeccata di La Rossa.
contropiede manuale del calcio a 5. L'asse, la rossa Russo, 2-0. Ci ha intervallato le due reti di Mazzaro. Su tutte e tre la firma immancabile, il copyright possiamo dire di la rossa. Intanto qui non si intendono Anaclerio con Pantaleo. 3 al Teccaldo, 3-1 qui al Paolo Borsellino. Tanto rimessa completamente sbagliata da parte del Bisceglie, palla persa anche malamente dalle biscegliesi. Riparte quindi Chiara Russo per Pantaleo. Pantaleo, Russo, con la Russo, Pantaleo, perde palla il Bitonto, riparte il Bisceglie. Da questa la conclusione, Tempesta, sempre attenta Tempesta, la rossa, Russo, sempre Bisceglie che ribatte colpo su colpo, palla su palla. Intanto tenta la giocata di Fino, la rossa messa a terra. Ancora una giocata d'applausi, quella di La Rossi, in mezzo a 2, poi messa a terra. Grande forma e mentale e fisica per il numero 10 del Bitonto. Anche oggi 3 confettini per entrambi i gol, per tutte e 3 le marcature. Quindi tutto passa dai piedi di La Rossa, una guida fondamentale, un nocchiere fondamentale per le Leoncelle, capolista del campionato. Russo, Russo, angolo per il Bitonto, azione prolungata del Bitonto, insistita, che ha portato all'angolo. Sulla sfera c'è Chiara Russo, Pantaleo, poi da questa parte per la rossa, poi gioco di Fino, troppo lezioso di Chiara Russo, palla in out. Nicola. Sì, 2-3 tocchi di Fino che magari potevano dare sortita diversa, ma come forse riescono a sentire la voce di Mister Genchi, le sta pressando a farle rimanere davanti, perché loro tendono puntualmente dopo fine azione a ritornare indietro, e Mister Genchi puntualmente le sta, sta urlando contro le ragazze di andare davanti, di rimanere davanti. Assolutamente sì. Intanto Tempesta esce qui senza Patemi, mette in out la sfera. Tempesta attenta e con le mani e con i piedi, una saracinesca per il Bitonto, certamente un incubo per le avversarie. Poi Mazzaro, intervento falloso, calcio piazzato per il Bitonto. Numero 10 del Bisceglie è pronto a battere il calcio piazzato. 30° in questo istante, manca poco al Teccaldo, al riposo. Pronta a battere Strisciuglio per il Bisceglie. Cross Strisciuglio, la conclusione, Anaclerio ribatte col corpo. Poi la tenta da fuori, numero 2 Altamura, si difende bene, guarda caso sempre Tempesta. Ripetiamo, fin qui una saracinesca, soltanto di loro la battuta. Tempesta, un valore aggiunto della squadra che dà tanta sicurezza, tanta certezza, tanta tranquillità anche al Bitonto in porta. Invece mette gli incubi agli avversari, perché avere un portiere così per gli avversari non è mai semplice, anche mentalmente, intorno ad affrontarli. Beh certo, logicamente avere un portiere come la nostra Tempesta dà molta più tranquillità anche alle ragazze in fase di gioco, assolutamente. Adesso vediamo l'arbitro quanti minuti di recupero dà, perché il 30° è già passato da qualche minuto istante, minuto e ora, esatto. Quindi si va a prendere un Teccaldo, ricordo il punteggio, Bitonto 3, Bisceglie 1. Tra poco per il secondo tempo qui da Paolo Borsellino. Thank you.
Thank you.
Rientriamo in diretta, amici sportivi internauti, qui dal Paolo Borsellino di Bitonto per il secondo tempo tra il Bitonto e il Bisceglie. Il primo si è chiuso il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Mazzaro e intervallata dal gol di Russo. Per il Bisceglie a segno su rigore è andata dell'Ernia. Un primo tempo abbastanza vibrante, molto combattuto, giocato bene entrambe le squadre. Anche il Bisceglie, nonostante il passivo pesante, si è dimostrato molto coraggioso in avanti, per nulla intimorito dalla avere di fronte a sé il Bitonto Capolista del campionato. E in più da una circostanza ha creato grattacapi a Tempesta, che è stata bravissima in almeno 3-4 occasioni a salvare le sue. E questo fa capire come il Bitonto, nonostante il punteggio arrivato con la grande qualità di La Rossi e compagne, quanto il Bitonto abbia sofferto nel primo tempo, la verve, l'intraprendenza, anche abbastanza anche la libertà mentale delle biscegliesi, che hanno bisogno di vincere per riscattare la doppia sconfitta con il Leuca prima e il Molfetta poi. Invece il Bitonto cerca il quinto successo di fila in campionato e restare saldamente in testa alla classifica, anche per approfittare del KO di ieri del Molfetta in casa contro l'Altamura nel big match di questo turno di campionato infrasettimanale. Entriamo in diretta col Bitonto, che ricordiamo deve fare a meno di una pedina fondamentale qual è Papà Picco, fermata per noie muscolari dopo la partita vittoriosa di domenica scorsa contro il Canosa, contro il Fasano, scusate. La Rossa si gira bene, rimessa per il Bisceglie. Vedremo se il Bisceglie manterrà gli stessi ritmi che ha mantenuto indiavolati nel primo tempo. Forza tutto campo per le biscegliesi, grande pressing nel mettere in difficoltà, o meglio nel tentativo di mettere in difficoltà le avversarie. Tempesta è stata bravissima in 3-4 circostanze nel dire di no agli argomenti offensivi bisceglesi. C'è il Bitonto sospinta dalla Rossa, 3 assist per lei, ha deliziato il pubblico con giocate di qualità, spesso in contropiede, letali per la squadra ospite. Tanto il Bisceglie in avanti, è iniziato in una fase offensiva questo secondo tempo il Bisceglie, la squadra di mister Prete, le rossonere. Nicola, sì, effettivamente come dicevi tu, la mancanza di Papà Picco è una mancanza importante che si fa sentire in campo. Però la squadra c'è e logicamente, se in questa seconda fase di gioco le ragazze giocassero senza, anzi con pochissimi leziosismi, anzi senza leziosismi, sarebbe meglio, magari passaggi più tranquilli, mirati, come quelli che hanno portato alle segnature, senza voler strafare. Quello lo puoi fare magari quando sei con 6-7 reti di vantaggio, non quando ne hai soltanto 2 e devi comunque continuare ad attaccare per cercare di arrotondare al meglio il risultato. Assolutamente sì, un po' troppo leziosi nel primo tempo le lioncelle, forse anche troppo, anche quando non serviva, anche in zona di campo pericolose. Tanto c'è la Russo, si destreggia bene, poi perde palla, avanza Russo, la conclusione del Bisceglie. Bello questo tentativo da parte di Strisciuglio, palla si spegne sul fondo, ma Bisceglie che ha iniziato a sprombattuto questo secondo tempo come il primo, sempre sul pezzo, tanta corsa, tanta generosità per le ragazze di mister Prete. Qui ci ha provato sempre Strisciuglio, la palla si è spenta sul fondo, anzi 17 da Alessandro. Inizio di ripresa importante quello del Bisceglie, già 2 squilli di una certa entità dalle parti di Tempesta. Intanto qui si difende bene, concede l'angolo alla squadra ospite. Un Bitonto che deve stare calmo, concentrato, tranquillo. D'altronde è in vantaggio, la qualità c'è, ha tutto per poter portare questi 3 punti a casa. Questi ennesimi 3 punti a casa. Intanto la Rossa, angolo per il Bitonto, che resta in fase offensiva. Mazzaro, Russo, palla, l'idea molto buona. Meno la mira, palla in curva, ancora il Bisceglie poi, quindi la Rossa, sull'out la Rossa, rimessa laterale, gioca sempre sulle corsie laterali la Rossa, bravissima a districarsi e a
portare via due avversari. D'altronde la qualità non le manca. Intanto qui ci ha provato in questo bello stile Barbara Minafra. Bella l'idea del furetto nero-verde, ma la palla si spegne sul fondo. Poi quindi perde palla ancora il Bisceglie, prova Mazzaro, lotta ma perde palla, poi scontro tutto regolare, Mazzaro, tempesta, Mazzaro, prova Mazzaro, da questa parte per Minafra, sempre Minafra, perde la palla, ma c'è la rossa, ancora la rossa. La gara continua a essere molto vibrante, molto combattuta. Le biscegliesi hanno ancora tanto fiato da poter sprecare, da poter consumare. Mazzaro, Russo, da questa parte per la rossa, sempre la rossa. La rossa bene, la rossa poi sempre contro 4, poi perde palla. Ha chiesto un po' troppo, in questo caso la rossa. Quindi rimessa per il Bisceglie, da questa parte bene per Strisciuglio. Ora il Bisceglie. Strisciuglio, numero 17 ad Alessandro, poi sollecito, anzi era Altamura, ora ad Alessandro, poi perde palla, Mazzaro sull'out, rimessa per il Bisceglie. Bisceglie che è sempre combattivo, sempre sul pezzo. Nicola Bisceglie che è entrato completamente rinnovato in questa seconda parte di gioco, molto molto alto. Infatti le ragazze di Mister Genki hanno avuto e stanno avendo un po' di problemi in fase difensiva, non stanno sprecando più nessun pallone e come vedete continuano ad andare in avanti molto spesso, sapendo insomma che hanno la possibilità di andare a segno. Bisogna stare molto molto attenti perché le ragazze veramente di Mister Genki potrebbero rischiare una segnatura che riporterebbe assolutamente poi tutto in gioco. Assolutamente sì, un Bitonto che soffre in questo principio di secondo tempo. Un Bisceglie intraprendente, sbarazzino, senza, ripetiamo, alcun timore. Intanto qui ennesimo intervento di tempesta su Strisciuglio. Anzi no, la palla è direttamente fuori, sembrava angolo, così non è. Anaclerio, Mazzaro, Russo, poi ha tentato Minafra. Bella l'idea, l'intenzione un po' meno, anzi l'esecuzione un po' meno. Riparte il Bisceglie, poi con Mazzaro che prende palla, si lotta a centrocampo. Il Bisceglie che sta veramente spremendo tutto quello che ha per poter rientrare in partita. D'altronde il punteggio è 3-1, tutto in bilico qui al Paolo Borsellino in questo quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale. Tanto viene scaraventata a terra e non è cosa semplice Anaclerio. Da ammirare la grande fisicità di Anaclerio, un pivot come il classico, come si deve nel futsal. Anaclerio, Carmela Anaclerio, ora batte Mazzaro, doppietta per lei finora, non si intende con Russo, quindi palla persa per il Bitonto. Bitonto che ha da sudare questa sera per portare a casa i tre punti. Un Bisceglie veramente indiavolato, con il sangue agli occhi, d'altronde nel punteggio è sotto, due sconfitte consecutive, non può avvenne un'altra, anche per la classifica, ferma a tre punti dopo tre partite. Dice Bitonto, con questi tre punti virtuali salirebbe a quota 15 e già creerebbe un solchetto niente male con gli avversari. Domenica Bitonto impegnato sul campo non facile di Altamura, sarà un banco di prova importante per il calcettista nero-verdi, per la capolista. Altamura l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, è arrivata a secondo dietro l'imbattibile Taranto. Ora però Minafra, troppo lungo questo passaggio per Mazzaro, ora troppi errori in fase di gioco, in fase di costruzione di manovra. Ora Minafra, avanza Minafra, fermata, riparte Bisceglie con D'Alessandro, tiro troppo semplice per Tempesta. Gara bellissima, sì. Intervento falloso sulla rossa,
gara bellissima, rapidi capovolgimenti di fronte. Lo spettacolo certamente, Nicola, ne sta guadagnando. Assolutamente sì, ne sta guadagnando, però vedo le ragazze di Mr. Genki un po' a corto di fiato perché stanno correndo veramente da una parte e dall'altra. Dovrebbero giocare un attimino più rilassate come hanno fatto all'inizio del primo tempo. Adesso sono molto molto contratte, Mr. Genki che continua ancora a spingerle per farle restare in avanti e non ritornare indietro, perché il Bisceglie veramente ha preso tanti tanti metri in campo. Assolutamente sì, un Bisceglie ancora più aggressivo, ancora più corsaro in questo secondo tempo. D'altronde vende cara la pelle, il punteggio è sotto, la classifica solo i 3 punti, quindi piange, quindi ha bisogno di 3 punti il Bisceglie quest'oggi. E per il Bitonto non è semplice questa sera al Polo Borsellino, amici internauti di Radio Doppio Zero, che state guardando con noi la diretta qui dal Bitonto, quindi rimessa per il Bisceglie. Decimo del secondo tempo, quindi manca 2/3 di partita più recupero, poi intervento falloso da parte di La Rossa sul numero 13 Lorizzo, quindi il calcio piazzato per il Bisceglie che sta mettendo in difficoltà il Bitonto, spesso per i ritmi alti corre tanto la squadra di mister Alessandro Prete, e con la corsa mette in difficoltà la compagine bitontina, che sembra anche un po', come giustamente diceva Nicola poc'anzi, un po' nervosa, un po' contratta in questo secondo tempo, in questo principio di ripresa. Non riesce a fare ciò che ha fatto nel primo tempo. E il Bisceglie che ha alzato il baricentro e ha guadagnato certamente metri in questo primo terzo di secondo tempo. Ora ancora quindi il Bisceglie. Ma conclusione traversa del Bisceglie. Sfortunato in questo caso la squadra di Prete, la traversa colpita dal numero 2 Adriana Altamura, era battuta Tempesta, la traversa l'ha salvata. Sfortunato in questo caso il Bisceglie, era anche potente e precisa la conclusione da fuori di Altamura, quindi Pantaleo, ma testimonia quanto detto finora. Tanto La Rossa esce bene, però La Rossa vince un altro rimpallo, poi viene messa a terra. Al terzo rimpallo La Rossa, una capacità di non perdere palla incredibile quella di capitan La Rossa. Dicevo, la traversa testimonia quanto si è detto finora, un Bisceglie che vende ancora più cara la pelle in questo secondo tempo, sta cercando in tutte le maniere di rimettersi in corsa. D'altronde il punteggio è 3-1 e un gol sicuramente riaprirebbe la contesa per la squadra di mister Prete e anche quella di mister Genki, che un attimo in affanno, un attimo un po' in confusione in questa fase di secondo tempo, anche in merito dell'avversario che sta rendendo la vita difficile alla capolista, alle loncelle nero-verdi. Intanto Tempesta qui prova, palla semplice per Pucci che rimette in gioco, quindi La Rossa stoppa. La Rossa, rimessa laterale per il Bisceglie. Con il Bisceglie poi non si intende, palla persa da parte del Bisceglie. Il Bitonto respira un attimo. Mazzaro, tanta intensità, tanta corsa in questo secondo tempo, più del primo tempo, una gara che sicuramente non ci sta annoiando. Le due squadre si affrontano a viso aperto, a campo aperto, e le occasioni non mancano. Nicola. Sì, questi ultimi minuti diciamo che dobbiamo essere, o meglio, dobbiamo ringraziare il fatto che le ragazze del Bisceglie su alcune azioni non sono state molto tecniche, non sono riuscite ad approfittarne, perché veramente c'erano tutte le possibilità per andare a rete per il Bisceglie. Non ne ha saputo approfittare il Bitonto, che sta sbagliando comunque tante palle e sta ritornando molto spesso indietro, lasciando tanti spazi alle ragazze del Bisceglie che logicamente ci stanno provando. Ho detto, è molto importante
cercare almeno di fare un altro paio di segnature, perché riportare il Bisceglie a un punto solo di una rete solo di distacco nel momento in cui dovesse segnare non sarebbe, insomma, cosa buona e giusta. Intanto la rossa ci ha provato da fuori. L'intervento non in bello stile ma efficace di Fucci. Chiediamo scusa, Fucci, numero portiere di Al Bisceglie. Il Bitonto resta lì in fase offensiva, angolo, l'ennesimo angolo del Bitonto sulla sfera, ovviamente sempre capitan La Rossa. Pantaleo, prova da fuori, Pantaleo, Anaclerio, Mazzaro, La Rossa, Pantaleo, Bitonto riparte, palla al piede, con la rimessa per il Bitonto, sempre Mazzaro, Pantaleo, La Rossa, bene per Mazzaro, Bitonto resta, palla al piede, guadagna metri, guadagna secondi, guadagna respiro. Ora Anaclerio ha tentato di girarsi, non semplice questo tentativo del 4 Bitontino. Anaclerio, poi qui ci ha provato dall'altra parte il Bisceglie. Stiamo a metà di questo secondo tempo, punteggio è sempre 3-1 qui al Polo Borsellino tra Bitonto e Bisceglie. Quinto turno di campionato di Serie C femminile, del futsal femminile. Ora rimessa, ora angolo per il Bitonto, da questa parte per Mazzaro, tiro a rimpallo, palla che è nettamente direttamente in fallo laterale. Ora riparte la squadra bisceglese, la palla si spegne in fallo laterale, rimessa per il Bitonto che ovviamente non ha fretta, deve sfruttare questi momenti, prendere fiato, d'altronde sta correndo tantissimo in questo secondo tempo la squadra, la capolista di Mister Genchi, che non ha creato tanto anche per merito di un Bisceglie che, ripetiamo, sta vendendo cara la pelle. Non morde, come giusto che sia, la compagine di Mister Prete, che, alla quale va dato atto di lottare su ogni palla con grinta, volontà, grande sacrificio. La Rossa, e questa volta ci pensa lei a mettere la sfera in rete. La Rossa, contropiede da manuale, semplice e efficace per il Bitonto, e sono 4, Nicola. E infatti questo gol ci voleva assolutamente per un attimo riportare alla calma e alla tranquillità le ragazze. Vedi, quattro tocchi classici, due in fase di attacco e la palla in rete. E questo è il gioco che deve fare il Bitonto, non deve sforzarsi a fare qualcosa in più, deve giocare più serenamente, più tranquillamente. Comunque si spera che, insomma, questa quarta rete dia un attimo più di pace alle ragazze, che le ho viste molto contratte in questi ultimi 10 minuti, veramente hanno sofferto tantissimo il ritorno del Bisceglie. Assolutamente sì, ora vedremo anche quale impatto mentale avrà questo, il gol di La Rossa sul Bisceglie, vedremo se il colpo sarà subito o andranno sempre a testa bassa come hanno fatto in tutta la partita, nonostante sempre in svantaggio. Da ammirare la prova di coraggio, la prestazione del Bisceglie, mai timoroso verso il Bitonto, nonostante c'è una differenza di qualità non da poco. Il Bisceglie ha messo in campo le sue armi e sta rendendo la vita dura al Bitonto, comunque grazie alla sua enorme qualità, alla sua enorme esperienza, enorme appunto anche intelligenza, sta portando a casa il quinto successo consecutivo in questo inizio di campionato. Intanto calcio piazzato per il Bitonto, sulla sfera c'è numero 18 Chiara Russo, autrice del secondo gol di giornata su imbeccati in contropiede, guarda caso, di La Rossa. Anche oggi tanta qualità finora per La Rossa, 3 assist e un gol, quindi quota 9, sempre più indispensabile capitan La Rossa per il Bitonto, sempre più capo cannoniere della compagine, capitan La Rossa, numero 10 del Bitonto, diciamo pedina insostituibile
del Bitonto finora in questo principio di campionato. Intanto qui si perde l'occasione per il Bisceglie, ha tentato il numero 13 Lorizzo. Bitonto che adesso, come ha detto Nicola poco fa, sembra anche più calmo, più tranquillo, meno ansioso rispetto a qualche minuto fa. Un secondo tempo complicato, quello almeno iniziale, quello per il Bitonto. Bisceglie che ha attaccato a testa bassa e ha messo senza creare grossi grattacapi, ma comunque in sordina la difesa del Bitonto, che ha avuto fare un po' di fatica per rispondere agli attacchi avversari. Bitonto che sta correndo tanto in questa partita, anche per grazie a un Bisceglie che indemoniato, che a sua volta ha percorso un numero incredibile di chilometri e ha nella corsa, nell'agonismo, certamente un punto di forza la giovane compagine di mister Prete. 3 punti in classifica dopo 3 partite, un successo all'esordio per 2 sconfitte contro Leuca e Molfetta. Intanto Russo anche in questo caso il leziosismo di cui si parlava prima poteva essere trasformata in modo molto più semplice in questa occasione, invece così non è stato e infatti la palla si è persa. Eccessivo lezionismo, eccessivo gioco di fino di Chiara Russo, ecco, questo forse del Bitonto un limite, troppo lezionismo, troppe toccate di fino. Intanto intervento abbastanza scomposto per la rossa. Nicola, troppa finezza a volte non ci vuole. E quello è il problema, Michele, è proprio quello lì il problema. Cioè, perché hai necessità di fare questo tipo di gioco quando puoi andare tranquillamente a rete subito, senza preoccuparti di fare leziosismi nei passaggi? Hai la possibilità di tirare a rete, tira, non preoccuparti, non fare 4 passaggi, perché sui 4 passaggi sicuramente le ragazze del Bisceglie riescono a recuperare. Assolutamente sì. Quindi il 5° fallo del Bisceglie, al prossimo sarà tiro libero. Quindi un'altra arma in più potenzialmente importante per il Bitonto. Quindi calcio piazzato sulla sfera, c'è Capitan La Rossa. Parte La Rossa sul muro direttamente, poi Russo, palla questa, palla Palombella, quindi poi intervento falloso di Anaclerio ai danni di Zotti. Quindi calcio piazzato a centrocampo per il Bisceglie. Ancora poi il Bisceglie con Lorizzo, da questa parte poi per la Bianca, quindi Fucci. Poi da linea la conclusione, tempesta, salva indisperata. Poi ancora un'azione incredibilmente sbagliata dal Bisceglie. Non si capisce come il Bisceglie abbia fallito questa occasione. Enorme l'occasione capitata. Intanto fallo di mano. L'arbitro non vede. Abbastanza evidente. Intanto qui tempesta si supera. Ma non si capisce come l'arbitro non abbia visto quel fallo di mano. Netto, evidente, chiaro, anche intenzionale. Abbaglio dell'arbitro colossale. Un intervento di mano abbastanza evidente, anche volontario. L'arbitro non ha visto in modo incredibile. Anche, non soltanto evidente, anche molto volontario. Cioè, ha aperto proprio il braccio per bloccare la palla. Errore abbastanza grave dell'arbitro. Entriamo in diretta con il Bisceglie, con Cicco. La conclusione, le spinge Anaclerio, poi Mina. Il correre del Bisceglie che attacca sempre a testa bassa per restare comunque in partita, per tentare di restare aggrappata al match. Veramente a volte intanto time out di mister Genchi, che non può essere contento alle sue. Un Bitonto sì in avanti 4-1, ma che in questa ripresa soffre. Nicola. Sì, guarda, io vorrei coinvolgere qui un mio collega Danilo Cappiello del
addetto stampa del Bitonto Calcio, ma che segue anche il C1 maschile di futsal. Allora, che idea ti sei fatta di questa partita stasera? Ma io sto guardando solamente il secondo tempo e ho visto un Bicelli più pimpante, un Bicelli forse un po' più aggressivo, complice anche il risultato che lo vedeva sotto per 3-1, però un Bitonto cinico, un Bitonto che ha appena avuto l'opportunità è andata lì e ha fatto gol. Quindi è una dimostrazione della grande squadra, la grande squadra sta a soffrire e la prima occasione fa male. Quindi ho visto un Bicelli più aggressivo ma un Bitonto molto più cinico e credo che il 4-1, per quanto insomma io stia vedendo in questo momento, sia anche giusto. Grazie Danilo Cappiello, ha detto stampa del Bitonto Calcio, che segue anche la C1 maschile, il futsal Bitonto. Michele, effettivamente, Bitonto cinico però. Il cinismo è tutto nel calcio, quindi l'importante è, anche nel calcio a 5, l'importante è buttarla dentro, più degli avversari. Ancora il Bitonto con numero 23, Cardone. Nuova entrata Cardone, ancora Cardone, poi perde palla. Poi il Bisceglie chiede alle sue di stare su Maria Giovanna Tempesta e ha ragione, vai a concedere metri al Bisceglie che ha dimostrato di poter far male anche se ha sbagliato troppo in fase di appunto di tiro in porta il Bisceglie, di conclusioni la squadra di Alessandro Prete che resta in fase offensiva. Un secondo tempo gagliardo quello del Bisceglie, ricordiamo ancora una volta, è giusto dare i meriti anche agli avversari, stato 5 al termine più recupero, punteggio è sempre fermo 4-1 per il Bitonto, cioè, salirebbe con tutti. Intanto questo tiro a bicicletta da parte di dell'Ernia, intanto qui stoppa male Mazzaro, dicevo, va dato merito al Bisceglie di questo importante secondo tempo, condotto sempre, intanto fallo di Anaclerio, abbastanza fallosa oggi numero 4 del Bitonto, già 3 o 4 interventi scomposti per il pivot del Bitonto, dicevo un Bisceglie che ha interpretato benissimo tutta la partita nonostante i limiti che ha mostrato la squadra biscegliese di fronte alla enorme qualità e il cinismo del Bitonto, brava a punire quando ha avuto la possibilità, ma Bisceglie che ha giocato bene, ha tentato tutto quello che ha potuto, ma il Bitonto si è dimostrato finora chiaramente più forte, più cinico, più con più qualità e anche più esperienza. D'altronde la campagna acquisti del Bitonto, oltre ad essere stata altisonante, è stata basata proprio sulla qualità, sull'esperienza. Tante calcettiste della Serie A, tanto qui Cardone ruba palla, poi si involge sulla porta, interviene bene Fucci, importante questa azione di Cardone nel dare fiato al Bitonto. Intanto Anaclerio batte e ribatti, poi la palla in angolo, ci ha provato la rossa, un Bitonto non bello come altre volte ma cinico, spietato. Intanto la botta da fuori tentata da Mazzaro, l'intervento in qualche modo di intanto intervento di Mazzaro, giallo per il numero 8 del Bitonto, primo giallo del match, i danni di Mazzaro, autrice di due reti, entrava nel primo tempo per la squadra nero-verde, quindi punizione anche abbastanza interessante per il Bisceglie. Punteggio è fermo, sempre 4-1 qui al Paolo Borsellino. Un Bitonto che assapora il quinto successo consecutivo in campionato. Un Bitonto sempre più in testa alla classifica, da sola. Un altro risultato importante, un altro segnale dato all'avversario. E domenica scontro al vertice contro l'Altamura. Un banco di prova fondamentale per le Leoncelle. Quasi una sorta di prova di maturità. Intanto qui blocca Tempesta, blocca due volte Tempesta su Strisciuglio prima e D'Alessandro poi. Tempesta senza dubbio migliore in campo, soprattutto per innumerevoli interventi. Anche in questo caso altre due parate. Tempesta blocca di tutto con tutte le parti del corpo, piede, mani, è un baluardo insuperabile, una saracinesca. Veramente Tempesta, Maria Giovanna Tempesta, classe 92, tanta qualità, tanta roba, tanta attenzione, tanta sicurezza, ancora Maria Giovanna Tempesta,
Nicola, tempesta per l'avversario è un incubo? Assolutamente sì, tempesta un incubo, ma il problema di fondo è che se Tempesta stasera non avesse fatto tutto quello che ha fatto, il risultato sarebbe molto più ampio per quanto riguarda il Bisceglie. Questo vuol dire che avere un migliore in campo il nostro portiere vuol dire che qualche problemino in fase difensiva sicuramente c'è stato. La buona notizia è che manca un minuto circa più il recupero alla fine della partita, il risultato è su 4-1. Non diciamo a voce alta che abbiamo portato a casa anche questi altri tre punti, ma dovrebbe essere così. Il problema comunque è, dopo lo chiederemo a Mr. Genchi, perché veramente l'ho visto molto molto nervoso, soprattutto in questi ultimi 15 minuti. Sì, un Bitonto non bello questa sera, apparso un po' stanco, un po' spiace nel secondo tempo, apparso un po' in carenza d'ossigeno, però molto cinico, molto spietato, spiace nel primo tempo ha sfruttato la qualità laddove era necessaria, e nel calcio il cinismo è l'elemento fondamentale che ti fa vincere partite e campionati, e il Bitonto il cinismo è un altro elemento certamente che non manca, e stasera sicuramente lo ha dimostrato, perché quando vinci non giocando bene è un segnale non soltanto di forza ma anche di sicurezza anche mentalmente importante che lanci a te stessa e alle avversarie. Tanto Russo, Cardone, batte e ribatti, rimessa per il Bisceglie, manca poco al fine, con un time out chiesto da mister Genchi, soprattutto per tirare un po' il fiato alle sue. Dicevo, un Bitonto apparso, specie in questa ripresa, un po' corto di energia, intanto si è fatta male Mazzaro. Speriamo nulla di grave per l'otto del Bitonto. Un altro acquisto da prima pagina, un altro arrivo da Oscar per la campagna acquisti del Bitonto. L'ultima arrivata, Mazzaro, anche per lei tanta qualità e tanta esperienza da vendere. Quindi manca poco, almeno di eventuali arachiri che nel calcetto comunque sono già successi. Abbiamo raccontato, il Bitonto porta a casa questa preziosa vittoria, un Bitonto non bello, non spettacolare, ma estremamente cinico, molto concreto, molto compatto, che ha anche saputo soffrire quando c'è stato bisogno. Un Bitonto tenuto su dalla saracinesca di nome Maria Giovanna e di cognome Tempesta, che ha salvato le sue in 4-5 circostanze. Ha parato di tutto oggi Maria Giovanna Tempesta, soltanto un rigore, nonostante è stato anche quello intuito, la battuta. Quindi questo fa capire sulle difficoltà del Bitonto di questa sera, costretto spesso alla difensiva, costretto spesso a soffrire, ma ci ha saputo soffrire e ha saputo colpire quando c'è stato bisogno, anche perché è sorretta sempre anche questa sera da una importante La Rossa. Cioè, spesso nel primo tempo ha dimostrato ancora una volta di prendere le sue per il collo. Intanto libero per il Bitonto, sesto fallo per il Bisceglie, sulla sfera c'è Russo, quindi vediamo tiro libero, il primo di questa annata per il Bitonto. Intanto sbaglia Chiara Russo, dicevo, il primo libero di questa annata per il Bitonto, lo fallisce Chiara Russo. Ma poco importa, the end con la partita qui a Paolo Borsellino, e Bitonto batte Bisceglie 4-1, sala 4-15 in classifica. E ora con le interviste spazio dentro la vacca, noi ci sentiamo più tardi per i saluti conclusivi, non andate via, ora la parola passa a Nicola. E allora un 4-1 che porta il Bitonto a quota 15, 5 su 5 partite vinte. Adesso logicamente ci saranno i saluti per quanto riguarda le due squadre, l'Arcadia Bisceglie e la Polisportiva 5 Bitonto. Adesso cercheremo logicamente di avvicinare Mr. Genchi come al solito, e cercheremo anche di far parlare anche il capitano, vediamo se riusciamo a beccarlo. Nel frattempo adesso logicamente tutti salutano tutte. Adesso vediamo se riusciamo a beccare il capitano. Adesso cerchiamo di prenderla al volo.
logicamente devono salutare le loro amici, i loro tifosi, e poi veramente la rubiamo al volo. Allora, la becchiamo al volo. Chiara, vieni. No, mi stai facendo fare un intervista che non faccio mai. Tranquillo. No, te lo giuro, guarda. Siamo in diretta. Flora, vieni. Allora, ci giriamo di qua. No, è lì la telecamera. Allora, capitano, non è stata una partita facile? No, molto difficile. Abbiamo avuto... Sono tre partite che abbiamo difficoltà nel gioco. E comunque riusciamo a giocare sempre dopo il quarto d'ora del primo tempo. Dobbiamo ancora migliorare tanto. Senti, ti posso chiedere come mai la partita domenica scorsa è stata molto nervosa nei primi 20 minuti e siete andati un po' in affanno? Stasera rientro in campo sul 3-0 e avete avuto ancora altro affanno. Perché avete queste crisi nervose, fra virgolette? Perché non riusciamo ancora ad esprimere il nostro gioco. Abbiamo bisogno ancora di allenarci bene e comunque secondo me arriveranno i risultati. Senti, ma quante palle hai passato stasera alle tue amiche, alle tue compagne? Tante, ma sono felice per loro. L'importante è che sono i tre punti. Domenica prossima c'è l'Altamura. Una partita difficilissima, secondo me quest'anno il campionato ce lo giochiamo con due o tre squadre. Oh. Sarà veramente dura. Grazie, ti facciamo andare a fare la doccia. Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare anche Mister Genchi. Chiedo al direttore sportivo Matteo Caracciolo se mi fa venire il mister qui in diretta. Logicamente siamo... No, non so che cosa chiederti, perché non sei contento. No. Diciamo che era una squadra un po' scorbutica. Diciamo, per assurdo ti direi che era meglio che la giocavano loro la palla. Infatti dicevo alle ragazze, ho detto nello spogliatoio, dovete farla giocare a loro, perché loro erano diciamo molto aggressive, ma tecnicamente non erano eccelse a differenza nostra. Quindi che succedeva? Che quando impostavamo noi con i piedi buoni, loro ci aggredivano e andavamo in difficoltà col campo piccolo. Invece non so se avete visto, noi le attaccavamo, quello che gridavo dalla panchina di attaccarle, loro andavano in difficoltà perché non riuscivano a giocare la palla. Senti, abbiamo visto che molto spesso hai piazzato Anaclerio al centro perché avevi bisogno di sostanza. Sì, era proprio quello che, perché loro che facevano, loro pressavano in tre alti, quindi per uscire da questo, diciamo, questo pressing avevo bisogno del pivot che mi dava profondità per poi attaccarli. Ho parlato con il tuo capitano, domenica abbiamo l'Altamura. Eh sì, domenica è una delle partite toste che cercheremo di affrontare con i dovuti criteri. Ti lascio andare, salve, grazie. Grazie. Allora, vieni qui. Ciao. Ciao. Allora, come ho detto a mister, come ho detto alle tue colleghe, alle tue amiche, non è stata una partita facile oggi. No, non è stata una partita facile perché venivano in pressione, erano aggressive e purtroppo il campo è un po' piccolo e noi andiamo un po' in difficoltà. Dobbiamo imparare a gestire meglio la pressione. Infatti il mister diceva che voi siete molto nervose in determinati punti di gioco ed è questo che vi dà la possibilità poi di non giocare bene, di non giocare con la testa, perché quando fate 3-4 passaggi tranquilli poi riuscite ad andare a rete. Sì, perché paradossalmente quando la squadra è aggressiva noi non riusciamo ad uscire e il campo non ci permette di giocare come sappiamo, quindi i campi più grandi ci permettono di giocare meglio la palla. Un tuo giudizio su domenica, l'Altamura? L'Altamura è una partita importante, non dico che ci giochiamo il campionato, però sicuramente ci giochiamo una fetta di campionato. Daremo il meglio e cercheremo di portare i tre punti a casa. Grazie, facciamo andare a fare la doccia anche a te. È tutto dal Paolo Borsellino di Bitonto, Nicola Vacca, Michele Cutino De Palma e la squadra esterna di Filippo e Danilo Mingirulli. Vi ringraziano per essere stati con noi. L'appuntamento è logicamente domenica per quanto riguarda la Polisportiva 5 che andrà a giocare in quella di Altamura. Vi ricordo il punteggio: con il 4-1 di questa sera il Bitonto vince sull'Arcadia Bisceglie e si porta a 15 punti, per cui consolida ancora di più la prima posizione in classifica. È tutto, grazie e buonasera da Bitonto. Thank you.